Si è fatto un gran parlare anche recentemente degli atti della Procura di Bergamo relativamente a tante cose, tra cui anche quello che a un certo punto dice AIFA. Premetto, io non ho avuto mai nessun ruolo in AIFA e non ho avuto mai neanche una particolare simpatia per il dottor Magrini, però occorre dire una cosa importante. Si dice che quando si è iniziato a vaccinare le persone più fragili, le persone più anziane, non ci fossero dati su le persone più fragili e le persone più anziane. È evidente che quando si conducono gli studi molto in fretta, perché la situazione era evidentemente una situazione difficile e di emergenza, si includono negli studi clinici i volontari. In genere i volontari non sono i centenni, ma sono le persone più giovani che partecipano a questi studi. Dopodiché, l'aver iniziato a vaccinare le persone più fragili, che erano, come dire, le persone più avvezze ad avere delle forme più gravi, non è avvenuto solo in Italia, è avvenuto in tutto il mondo. Ha iniziato l'Inghilterra, hanno iniziato gli Stati Uniti prima di noi, hanno iniziato tutti gli altri paesi europei e tutti gli altri paesi del mondo anche prima di quello che abbiamo fatto noi. Questo è quello che si fa normalmente quando si vive un'emergenza come quella che abbiamo vissuto relativamente al SARS-CoV-2. Quindi, meno male che abbiamo iniziato a vaccinare le persone anziane già nel gennaio del 2021, quando evidentemente c'erano pochi dati, perché abbiamo consentito a queste persone di evitare di avere le forme gravi, di evitare di andare in ospedale e evitare di morire. Quando si parla di queste cose bisogna avere competenze, perché se l'unico scopo e l'unico interesse è quello di fare polemica ed è quello di fare gli sciacalli, come fanno alcune trasmissioni televisive da alcuni brutti personaggi, allora questo non è più fare informazione, ma questo è fare mistificazione e soprattutto confondere la gente. E soprattutto fare del male in qualche modo alla medicina, fare del male ai medici e a tutti gli operatori sanitari che hanno in qualche modo che si sono spesi contro questo virus. Questa dietrologia degli sciacalli di alcune reti televisive è proprio veramente è una cosa veramente di basso e di brutto livello. D'altronde continuano pure a farla e noi continueremo. Evidentemente le persone serie, le persone che hanno dedicato la loro vita a questa attività continueranno evidentemente a ribattere punto su punto quando evidentemente la scienza, in qualche modo l'evidenza, viene buttata nel gabinetto.